queste campagne elettorali? Di regole, ci sono un sacco di paesi, una volta c'era anche da noi e nessuno la rispettava, si stabilisce un tetto. Chi spende un centesimo in più è fuori. Allora, signori, qua loro stanno parlando, pulizia, rivoluzione, tutto il resto, poi rimaniamo ai fatti. Qual è stata la prima reazione della classe politica il giorno dopo questa operazione? Si è vista in Senato. Votavano la richiesta di autorizzazione di utilizzo all'intercettazione telefonica di due parlamentari sotto inchiesta, uno accusato di essersi rubato 150 milioni di euro, truffa ai danni dello Stato, con Casson, relatore, che dice le intercettazioni vanno... Mi lascia parlare? Mi lascia parlare e poi replica. Con Casson, il loro relatore... Devi spiegare perché con mi lascia parlare. Orfini, capisco che lei si vergogna e alza la voce e cerca di parlarmi sopra. Se adesso me lo lascia raccontare, giudicano i telespettatori. Giudicano i telespettatori. Richiesta di utilizzo di intercettazioni nei confronti di Azzolini, NCD, membro della maggioranza. Casson dice si possono utilizzare, tutto regolare. Il PD vota contro, le intercettazioni non verranno utilizzate. Il signore, probabilmente, nonostante che a Molfetta abbiano buttato via 150 milioni di euro, truffa ai danni dello Stato. Io parlo, e poi mi contraddice. Allora, facciamo una cosa. Lei è un piccolo arrogante. Ma guardi lei, lei è un piccolo arrogante. Mi lasci parlare.